Ritrova la tua autenticità, il podcast a cura di Marina Tonella. Come funzionano l'energia maschile e quella femminile al lavoro? Ci sono lavori da maschio e lavori da femmina? Al di là degli stereotipi, cosa vuol dire e come funziona per te? In questo episodio ti aiuto a riconoscere queste due energie e a capire come funzionano. Vediamo gli stereotipi, se riusciamo li accettiamo, per poi andare oltre. Ciao, io sono Marina Tonella e questo è Professional, il podcast che ti aiuta a vivere la tua vita lavorativa con autenticità. Ti accompagno a capire cosa vuoi fare da grande e a relazionarti con il mondo del lavoro. Nel mio lavoro di counselor aiuto le persone a riconoscere le proprie risorse per poi far fronte a dei cambiamenti. Lavoro sull'empowerment dei miei clienti, sia maschi che femmine. Aiuto le persone a ricontattare o a contattare il loro potere personale affinché possano sentirsi liberi e libere di essere ciò che sono e di proporre poi quelle qualità sul mercato del lavoro. Non ha alcuna importanza il genere, l'orientamento sessuale, l'etnia, se sei di minoranza o di maggioranza. In qualità di esseri umani viviamo tutti tra queste due polarità, maschile e femminile. Quando la domanda dei miei clienti riguarda il lavoro, come trovare la propria strada, cosa fare da grande, parto sempre dal farti elencare le cose che ti piacciono, per poi vedere insieme le tue passioni, le cose che ti vengono bene, quelle per cui ti pagano e quelle di cui il mondo ha bisogno. Come mappa uso spesso l'Ikigai o un adattamento dell'Ikigai. Ti ricordi, vero, che ne abbiamo parlato nella prima serie del podcast Ritrova la tua autenticità? Partiamo dalle qualità della persona: determinazione, precisione, capacità di ascolto, creatività, problem solving, capacità di cura, pazienza, forza fisica, resistenza, oltre a tutte le competenze tecniche acquisite durante il percorso di studi e in ogni esperienza lavorativa. Ogni persona sviluppa un mix di competenze e di qualità che la rende unica. Che cosa c'entrano quindi maschile e femminile con il lavoro? L'abbiamo già detto tante volte, che per andare oltre prima dobbiamo andarci dentro, conoscere, accettare per poi scegliere, essere libere e liberi. Per poter essere liberi dagli stereotipi di genere, ancora molto presenti soprattutto in Italia, dobbiamo prima liberarci del nostro stesso giudizio. Se non facciamo questo passaggio, il gender gap forse si ridurrà grazie alle politiche sociali, ma dentro di noi il gap ci sarà sempre, come retaggio culturale e sociale. Non voglio entrare nel merito delle politiche sociali, non è proprio la mia materia, ma se parliamo di gender gap, siamo tutti allineati? Quindi ogni persona, a prescindere dal sesso e dal genere, deve avere le stesse opportunità di occupare posizioni lavorative e di essere pagato o pagata in base alle proprie competenze. Fin qui ci siamo, ne stiamo parlando e stiamo agendo per il riconoscimento dei pari diritti, almeno dall'allinearci alla media europea, giusto? Ma facciamo un passettino indietro, perché secondo me, quando le cose non vanno avanti in modo fluido e naturale, è meglio andare alla base piuttosto che forzare la mano per poi trovarci ancora più in difficoltà. Allora, siamo sicuri che nella nostra cultura le donne si riconoscano la possibilità di ricoprire ruoli apicali? Siamo sicuri che la nostra cultura e il nostro modo di lavorare possa essere paragonato alle modalità, ad esempio, presenti in Nord Europa o in Nuova Zelanda? Siamo sicuri che gli uomini siano pronti a lasciare andare vecchi schemi da macho per abbracciare una leadership più gentile, empatica, che includa la vulnerabilità? Quanto pesano ancora gli stereotipi di genere nelle nostre scelte personali, familiari, sociali, di coppia, sessuali e lavorative?
Vero, vero, verissimo. L'Italia è indietro rispetto alla media europea. Non ci sono sufficienti servizi, ad esempio, all'infanzia per garantire alle famiglie di poter avere figli lavorando. Ci sono ancora diversità di stipendio, di opportunità, e questa cosa non va assolutamente bene. Parliamo di quote rosa, parliamo della diversità e dell'inclusione come se parlassimo di un asset da mostrare, più che un modo di essere integrato. A rischio di essere fraintesa, voglio partire proprio dalla base, lasciando da parte il politically correct, che mi appartiene solo fino ad un certo punto. Allora, come siamo nati? Come siamo arrivati al mondo? Da cosa arriviamo? Di che cos'è che siamo fatti? Un ovulo ha accolto uno spermatozoo. L'ovulo era lì, bello fermo. Lo spermatozoo correva veloce verso la sua meta. Si sono incontrati, poi le cellule si sono moltiplicate dentro all'utero materno, poi siamo usciti, siamo venuti al mondo e siamo nati. La differenza tra maschio e femmina sta in un cromosoma, ad essere più precisi in un ognosoma. Femmina XX, maschio XY. Nel caso della femmina, una X arriva dalla madre, l'altra X dal padre. Nel caso del maschio, X arriva dalla madre, la Y arriva dal padre. Sì, lo so, sto semplificando una materia molto complessa, che non è nemmeno la mia, ma spero che tu abbia capito dove voglio arrivare. Con tutte le variabili ambientali, culturali, strutturali, quella del sesso è importante, sì, ma nel mio modo di vedere le cose non determinante. Se ogni individuo avesse la possibilità di integrare le proprie polarità maschili e quelle femminili, sarebbe tutto più semplice, anzi più fluido, senza forzature. Sarebbe sufficiente riconoscere il proprio valore, le proprie qualità, le proprie risorse e predisposizioni. Dico sarebbe perché sono consapevole del fatto che le cose non stanno così nemmeno in tutta Europa e nemmeno nel 2022. Ora, prima di andare oltre, prenditi un attimo per riflettere sulla tua di storia, per vedere un po' quanto questo tema ti ha toccata o toccato. Ci rifletto un po' anch'io. Allora, da bambina fino a 4, 5, 6, 7 anni avevo i boccoli, giocavo alle bambole, alle Barbie, mettevo la gonna molto volentieri. Ricordo che mio fratello mi diceva: le Barbie sono di tutti e due, ma la macchinina telecomandata è soltanto mia, tu non la sai usare. Nulla di grave, dai, a me non è che interessasse tanto quella macchinina allora. Nel periodo delle medie invece venivo spesso scambiata per un maschio. Ero già alta come oggi e mi sono sempre piaciuti i capelli corti e i vestiti unisex. No, quando mi scambiavano per il ragazzo delle mie amiche a me non faceva per niente piacere. Ricordo una volta di aver detto: ma io sono una bambina. Tutto questo perché indossavo un bomber bianco e blu, i jeans e avevo i capelli corti. Sia maschi che femmine pensavano, e qualcuno lo pensa anche oggi, pensavano che io fossi lesbica. Per me non è un problema, ho amiche e amici di ogni orientamento e a dire la verità a me fa un sacco piacere quando ricevo apprezzamenti da donne, mi fa sentire ancora più libera di scegliere come vivere il mio piacere. Mi sento bene con il mio stile, nell'armadio sia salopette che vestiti in chiffon e glitter. Ho i capelli corti da sempre e mi fa sorridere che per qualcuno sia ancora indice di poca femminilità. È così, a me fanno sorridere questi limiti più che farmi incazzare. Ad un colloquio, per uno stage tra l'altro, il capo dei disegnatori mi aveva chiaramente detto che il disegnatore è un lavoro da maschi, perché poi le femmine fanno figli e sono difficili da gestire. Tu ricordati che oggi una persona che ti dice una cosa del genere è denunciabile, eh? Al tempo ho attribuito questa battuta infelice all'eccesso di macismo di quella persona. Ho scoperto anni dopo che aveva una stima altissima di me e che si è poi pentito di non avermi presa nel suo ufficio. Forse un po' di creatività femminile non avrebbe guastato in quel team.
Al di là di questo episodio, in tutti i ruoli che ho ricoperto ho sentito molto apprezzamento per le mie qualità, qualità sia femminili che maschili. Ma che cosa vuol dire questa cosa? Che cos'è maschile? Che cos'è femminile? Allora, partiamo dal nostro cervello, che ha due emisferi. L'emisfero sinistro è responsabile, ad esempio, del linguaggio, della logica, della matematica, dei confronti, dell'apprendimento. E la nostra parte più razionale ed è legata alla parte destra del nostro corpo, quella del maschile. È lo yang, il sole, il giorno, la velocità, la luce. L'emisfero destro del nostro cervello è legato alla parte più emotiva, è responsabile dell'empatia, della creatività, dell'ascolto. È collegata alla parte sinistra del nostro corpo, quella femminile. È lo yin, la luna, la notte, la lentezza e il buio. Ora, come può esistere il giorno senza la notte? È chiaro che ogni essere vivente deve poter vivere sia la luce che il buio, giusto? La cucina macrobiotica mi ha insegnato molte cose sull'equilibrio tra yin e yang. Prendiamo per esempio la carota. Secondo la macrobiotica, le verdure sono yin, ma all'interno della carota stessa c'è equilibrio tra la radice, che si sviluppa nel buio sottoterra, e il ciuffo verde che va verso il sole leggero. La forza sta nelle radici, la leggerezza nel ciuffo verde. Lo zucchero, ad esempio, o le droghe, sono solo yin. La carne di maiale è l'estremo yang. Il riso integrale è neutro, per intenderci. Ora, ma se funziona per una carota, mi spieghi perché non dovrebbe funzionare per noi esseri umani? Un maschile con il femminile integrato è un maschile accogliente, creativo, fermo, capace di ascolto. Un femminile con il maschile integrato è in contatto con il proprio potenziale, con la propria autonomia, con la propria forza. Da bambini siamo come le carote, ma che senso ha togliere il ciuffo ai maschi o tagliare le radici alle femmine? Non è meglio crescere esseri umani completi con queste due polarità integrate? Tutto il resto è soltanto una questione di gusto, di stile, di preferenze. Quando i due emisferi del nostro cervello sono stimolati in pari modo, quando sono tonici, noi stiamo bene, punto. Ha davvero così tanta importanza poi come portiamo i capelli, l'altezza dei nostri tacchi, i nostri gusti sessuali e la nostra scelta di stile? Certo, c'è un contesto, ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio, ma il contesto ad un certo punto lo possiamo anche scegliere, no? Possiamo sceglierlo quando siamo autosufficienti, quando siamo liberi. Se invece dipendiamo dall'approvazione dell'altro o dipendiamo economicamente, è molto più difficile trovare la nostra strada. Per andare oltre gli stereotipi dobbiamo prima vederli, riconoscerli in noi, dentro di noi, renderci conto che il giudizio c'è, fa parte di noi e fa parte della nostra mente. Siamo liberi di essere ciò che siamo solo quando facciamo pace con il nostro di giudizio. Siamo liberi di esprimere noi stessi solo quando ci siamo liberati da il nostro stesso giudizio, dal nostro stesso condizionamento. Te lo ricordi, vero, quanto il tuo giudice interiore condizioni la tua esistenza? Ne abbiamo parlato tantissimo nella serie Ritrova la tua autenticità. Una volta accolto il nostro giudizio, allora sì che poi possiamo accogliere i pensieri diversi dal nostro senza entrare in conflitto. L'esercizio va oltre il politically correct, va nel profondo del tuo essere. Le senti bilanciate queste due energie? In che relazioni stai? Vengono riconosciute le tue polarità nelle tue relazioni?
E dai, non mi riferisco solo alla comunità LGBTQ+, non mi riferisco solo a chi è stato chiamato frocio dai compagni solo perché preferiva la danza al calcetto. Mi rivolgo a tutti quei maschi che non hanno potuto piangere quando volevano per non sembrare femminucce e a tutte quelle femmine che non hanno potuto piangere, mostrare la loro vulnerabilità perché avevano già troppa responsabilità da bambine e dovevano essere forti. Mi riferisco a tutte le bambine che sono cresciute con il mito delle principesse e che oggi aspettano il principe azzurro per essere felici. Quando lo trovano, poi a volte scoprono di aver perso la cosa più importante, la libertà di essere se stesse. Si ritrovano in una gabbia dorata, dorata ma senza libertà. E mi rivolgo a te, che sei mamma, che ami i tuoi bambini, ma che vorresti tanto avere il tuo lavoro, la tua indipendenza, vorresti ritrovare la tua identità, a te che vorresti riprenderti il tuo potere personale. Mi vengono i brividi quando sento donne che mi dicono che non conviene lavorare perché poi lo stipendio va alla babysitter e poi si lamentano di non avere più la vita, una vita. Ogni tanto penso che l'esempio che diamo ai nostri figli sia la cosa più preziosa e la società è nelle loro mani, no? Il futuro è nelle loro mani e quindi l'esempio che loro diamo gli darà la possibilità di esplorare e di scegliere liberamente come portare avanti la loro di esistenza. Questo è un tema enorme che va approfondito in un episodio a parte. La carota è forte e nutriente perché ha le radici, perché cresce sottoterra ed è nutrita dal sole. Non è forte perché fa finta di essere un toro. Ti è chiaro questo? Il femminile ha il suo di potere. Non serve far finta di essere maschi per stare in un consiglio di amministrazione. Ho visto tante donne CEO quanti uomini. Nella moda funziona così, c'è poco gap. I danni più grossi li ho visti commettere da donne che volevano dimostrare di essere più forti degli uomini. Ma perché, dico io, imitare una conduzione maschile quando puoi dare spazio a una gestione più empatica del team, del conflitto e della negoziazione? Oggi lo stile di leadership più apprezzato include la vulnerabilità, la gentilezza e l'empatia. Non vuol dire essere deboli, ricordati delle radici della carota. Includere, accogliere la diversità, dare spazio all'essere umano sono qualità dell'emisfero destro, là dove ci sono creatività ed empatia. Questo stile funziona quando le radici sono solide, quando la persona è sana, centrata, radicata, integra. Usciamo dalla dualità, per favore, femminile uguale debole uguale fragile, maschile uguale forte uguale resistente. Andiamo verso l'integrazione, femminile e maschile, a prescindere dal nostro sesso, a prescindere dal nostro genere. Due energie complementari, parte di ognuno di noi. Quando lavorano bene insieme ci sentiamo intere, interi, abbiamo tutto. Tu riconosci queste due energie in te? Sai scegliere quando usarne una, quando usare l'altra e quando invece usarle insieme? Maschile e femminile sono due energie presenti entrambe in ogni corpo, anche nel tuo corpo. Quando collaborano e si riconoscono, allora tu stai bene e puoi attingere a tutte le tue risorse e, oltre a sviluppare il potenziale, il tuo, puoi anche facilitare l'emergere del potenziale del tuo team. Quindi facci un pensiero, è davvero interessante la possibilità di integrare queste due polarità. Quando invece litigano tra di loro o nemmeno si conoscono, c'è tanta fatica e quella fatica diventa disagio. Disagio tuo, disagio del team, disagio sociale. Bene. Spero di averti offerto qualche spunto di riflessione. Se ti interessa approfondire questo argomento, seguici sui social perché stiamo lavorando ad un workshop fighissimo che si terrà a Milano il 7 di maggio, proprio sul tema maschile e femminile. Per questa settimana mi fermo qui, ti auguro un buon lavoro e ti aspetto la prossima con un pezzettino di autenticità in più.
Grazie per aver ascoltato questa puntata. Spero questo podcast ti sia d'aiuto nel ritrovarti. Se hai feedback o curiosità, vai al nostro sito www.mestieri-lab.com. Puoi contattarci via email o sui social. A presto!